voi siete sempre con questo spirito, secondo me, ipercritico, che da altre parti non ci avviene. Secondo me invece abbiamo fatto una buona partita, poi è chiaro che anche all'inizio del secondo tempo, poi è chiaro che nel giro di un minuto e mezzo prendiamo due gol evitabili. La partita si incanala su un certo risultato, poi ci abbiamo provato fino alla fine. La partita è stata equilibrata, noi l'abbiamo anche giocata bene con delle situazioni importanti nel primo tempo, ma anche all'inizio del secondo tempo siamo partiti bene. Poi ripeto, i due gol evitabilissimi hanno cambiato l'inerzia della gara, ma non è che siamo stati riconoscibili, ci abbiamo provato fino alla fine, ci abbiamo provato in tutti i modi, l'abbiamo riaperta la partita e poi la Lucchese un po' ha gestito il risultato facendo quello che doveva fare, insomma, però non credo che abbiamo fatto una partita bruttissima. Però io, mister, dopo il gol di Ferrari non ricordo occasioni da rete, diciamo, clamorose, posso dire, per Pescara, avete fatto tanto possesso palla, avete spinto, però il portiere la difesa non lo fa parlare. Ma neanche il nostro portiere ha fatto parate, però loro hanno fatto due gol. Non è così il giudizio. Noi ci abbiamo provato, abbiamo attaccato, abbiamo cercato gli aggiramenti, abbiamo messo palloni dentro, poi non abbiamo concluso, loro hanno chiuso sempre bene, ma ci abbiamo provato in tutti i modi, anche ogni volta che una squadra attacca crea palle gol, c'è anche l'avversario, neanche loro l'hanno fatto, ripeto, l'inizio della gara sono l'ago della bilancia, lo hanno spostato quei due gol evitabilissimi che noi abbiamo preso e che non dovevamo chiaramente prendere. Come lei per primo ieri aveva detto che questa è una partita solo da vincere, che anche il pareggio non sarebbe servito a nulla, insomma, questa sconfitta, insomma, arrivata a mio avviso dopo una brutta partita, insomma, dice che il Pescara dopo la gara con il Cesena si è smarrito. Due pareggi, la sconfitta di oggi, insomma, si aspettava lo sprint Voi, per il terzo posto, invece così non è ma stato. ci si aspettava, questi sono gli obiettivi e gli intendimenti, non è che le intenzioni, se uno non riesce a ottenerle, allora siccome il risultato è negativo si valuta soltanto il risultato, perché anche in queste partite, Pontedera, Teramo, che lei ha descritto, ma anche quella di oggi che ho descritto, non è che siamo stati riconoscibili. Oggi non ci ha detto bene perché abbiamo commesso due errori nel giro di un minuto e mezzo. Poi gli obiettivi e gli intendimenti sono quelli di vincere le gare e di migliorare la posizione in classifica. Non ci siamo riusciti, analizziamo gli errori e andiamo avanti, ma non è che è finito nulla, ci sono tante cose da fare. No, la Lucchese l'ho già descritto, poi diventa difficile giudicare gli avversari, fatelo voi che siete più attenti, siete nell'ambito locale, quindi poi non mi piace dare giudizi sugli altri, ma comunque la Lucchese è una buona squadra. Avevamo qualche giocatore non in perfette condizioni, vedi Clemenza, vedi Veroli, abbiamo cambiato qualcosina. È entrato in campo Raudi che poi ho dovuto togliere al primo tempo per una forma di tracheite, praticamente non respirava. Eh sì, potevamo fare meglio, chi è entrato, però comunque stavamo giocando una discreta partita, non è che concedevamo chissà che cosa, aggredivamo, pressavamo, abbiamo rubato tante volte anche palla, poi la partita è cambiata in un minuto e mezzo, ripeto, con due gol che di solito non si prendono perché non bisogna prendere, perché sono due gol evitabili. Qual è il suo stato d'animo in questo momento? Insomma, si sente deluso da alcuni giocatori, immagino. Insomma, in prospettiva queste ultime tre partite, poi ci saranno i playoff. Insomma, che cosa si sente dire in questo momento quando ormai, diciamo, il discorso del terzo posto è virtualmente, forse anche se non matematicamente, chiuso? Ma noi dobbiamo andare avanti, perché non è che qui, siccome io dico, voi a volte prendete degli spunti, siccome io dico partire da dentro fuori, è normale che una partita da dentro fuori, perché se vuoi perseguire obiettivi importanti devi giocare per vincere, poi non avviene, ma si analizzano anche le partite, di sicuro il Pescara non è una squadra allo sbando, non è una squadra. Oggi ci ha detto male, i motivi li ho detti, non li voglio neanche ripetere, perché chiaramente è normale che c'è arrabbiatura, c'è delusione, c'è amarezza, ma chi è che noi viviamo di calcio, quindi non è che i risultati ci scivolano addosso, assolutamente no.